Siamo questa mattina qui a Cordiale, a Calcio Sociale, al Campo dei Miracoli, dove si disputerà un torneo, il torneo del dialogo, in cui varie esperienze verranno unite in una giornata all'insegna del calcio ovviamente, ma anche dell'integrazione. Qui WISP è con le sue realtà dei dipartimenti di salute mentale, quindi con le realtà del campionato di Matti per il Calcio, così si chiama, che insieme ad altri ragazzi provenienti dalle comunità internazionali, qui vediamo tante bandiere dietro di noi, si mischieranno e giocheranno un torneo in cui le squadre appunto saranno miste per tutta la mattinata. WISP ovviamente, dove c'è integrazione attraverso lo sport, dove c'è richiesta di diritti, è a casa sua e porta il suo contributo patrocinando questa iniziativa, che vede la collaborazione oltre che di Calcio Sociale anche dei centri di salute mentale, delle comunità e delle ASL. Sono un operatore della salute mentale e in questo contesto sono anche l'allenatore della Libera, la squadra del centrolino Mazzacurati. Ci saranno quattro squadre, del Marocco, dell'Egitto, la Libera di cui parlavo prima e un'altra struttura sanitaria che è Villa Armonia Nuova. Faremo due semifinali con finale, poi e dopo ci mescoleremo tutti insieme. L'obiettivo della giornata è quello di creare conoscenza, relazione, scambio tra le persone. Il calcio fa questo, è uno strumento fondamentale per ridurre le distanze e per portare le persone, specialmente ecco, in questo contesto straniere o che magari stanno affrontando un percorso di salute mentale, creare accoglienza, opportunità di vicinanza con le altre persone. La Libera è un centro diurno che sta qui a Corviale, che fa varie attività, tra cui calcio appunto. Prima faceva pure pallavolo qualche tempo fa, però ora ha smesso. E fanno pure gruppo cinema e gruppo LIS. Col gruppo LIS abbiamo fatto di murales, che stanno due di questi almeno stanno qui a Corviale. Di solito mi piaceva fare l'attaccante, una cosa che mi sono fatto male al ginocchio, quindi forse giocherò dietro. C'ho pure un po' d'asma, di la verità, quindi non sto in formissima, mi sa che giocherò dietro e corro di meno. Un po' loro sanno più passaggi meglio di noi, così loro hanno vinto 2-0. Vabbè, però ti sei divertito? Sì, questo sì. È stata una bella esperienza, quindi. Sì. Va bene. Ce la facciamo pure la prossima. Grazie. Prego.